Facile successo in 3 set per la Igor Gorgonzola Novara, che si impone sul Club Italia al termine di un match dominato dall'inizio alla fine da parte di Piccinini e compagni. Partita che ha avuto fin dall'inizio il marchio di Celeste Plac, che ha aperto le danze intristradando il primo set sui giusti binari. Ottima la prestazione della schiacciatrice olandese, che ha chiuso con 14 punti, con un eccellente 50% in attacco, a sopperire alla serata sicuramente non brillante di Katarina Baron-Susniar, che ha chiuso con soli 6 punti e il 19% in attacco, confermando ancora una volta come l'intesa con la palleggiatrice Laura Dijkema non sia il meglio in una serata in cui Marco Fenoglio ha dovuto fare a meno di Carlotta Cambi, fermata da una botta ad una spalla. Certamente per lei quest'oggi, probabilmente martedì riprenderà gli allenamenti regolarmente, però l'assenza ha obbligato ovviamente la scelta di Dijkema, che peraltro ha avuto il merito invece di giocare molto bene con i centrali. Ottima prestazione di Sara Bonifacio, 10 punti per lei, che ha attaccato col 69%, 7 punti per Chirichella, che ha addirittura attaccato con l'86%, complessivamente 48% d'attacco per Novara contro il 34% del Club Italia. Menzione a parte obbligata per Francesca Piccinini, la giocatrice, la veterana della formazione della Igor Gorgonzola Novara, ancora una volta ha dimostrato di avere una condizione fisica e mentale straordinaria al cospetto di una manipolo di ragazzine come il Club Italia. Ha davvero portato a lezione tutti quanti, sfoderando tutto il proprio repertorio. Alla fine per lei 13 punti su 21 attacchi, ma soprattutto tante giocate di grande intelligenza pallavolistica, oltre a un eccellente lavoro anche in ricezione e in difesa. Novara adesso attende l'ultimo impegno di campionato nel campo dei Booster Seats, per poi tuffarsi nei playoff. Ancora tutto da decifrare, quella che sarà la griglia della fase finale del campionato. Comunque le indicazioni sono positive per Fenoglio, che ovviamente deve però ancora aggiustare qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico per cercare di puntare al grande obiettivo, laddove l'ostacolo numero uno è rappresentato dalla corazzata Conegliano, che al momento sembra davvero lo spauracchio per tutti quanti.